Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale Io sono ValucciaSins E oggi siamo di nuovo qui ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Not So Berry Challenge Purtroppo ragazzi, le feste sono finite, ogni volta per me è un trauma Però vabbè, um, consoliamoci con la nostra Deidre da si trova al wild karaoke creato in versione originale da Shani. E da Quincy Bossa Nova, poi modificato E direi che è molto, ma molto carino Mi piaceva, una cosa piccolina No, un po'... tipo appartata, così Perché la nostra si sa, ragazzi, è a caccia Lei è perennemente a caccia Oh, canta la canzone per conto tuo al karaoke Certo tesoro, perché no? Ma ci sono feste in programma Oh, la festa dei lavoratori, ma per te, voglio dire tesoro, è sempre festa perché festa della mamma, abbiamo fatto vetrina dei talenti, oddio, non oso immaginare, vabbè, allora dunque, e questo è il luogo per Deidre perché subito c'è un... Ma questo è ancora giovane adulto, questo lavorava con Milton, ragazzi, vabbè. C'è questo tizio ehm, in mutande o comunque in costume da bagno, quindi è il luogo perfetto per la nostra Deidre. Ed è piccolino, ragazzi, è molto, ma molto carino, guardate. Non è adorabile. Io adoro questi locali molto colorati, molto mi piacciono. Quindi, sì, direi che è proprio il luogo giusto per la nostra Deidre. Che potrebbe venire qua, magari. Ehm... Allora, ah, innanzitutto, vieni qui, tesoro, Prima. perché qua è un attimo che ti fregano il coso. Io te lo dico. Canta una canzone pop, dai, Fun tonight. Cerchiamo di essere allegri. Mi piace tantissimo, veramente. Senta, non si azzardi a fregarci il microfono, via. Ciao, Vai, tesoro. Vabbè. Mamma mia, ragazzi, è stonata come una campana rotta. Anzi, è un'offesa alle campane, praticamente. Ok tesoro basta ti prego mola il microfono perché ecco partono gli insulti tesoro guardala l'esibizione che è meglio credimi dammi oh mio dio fermi ma anche il Vladi oh mio dio ragazzi anche il Vladi beh stiamo messi bene e no strano che non vedo nessuno della famiglia della nostra c'è luna no non vedo nessuno della tua famiglia tesoro quindi vieni qui e ordina del cibo perché assolutamente qualcosa devi mangiare Direi... Mm, ma sì, prendiamo questo Del tapas E poi ordina una bevanda No, beh, la bevanda no, dai, ancora no Vai Conte, ci delizi Vedo pure lei ha il talento di Deidre per la musica, uguale No, io direi di stringere amicizia con questo tizio per lo meno fare, eh, ecco, vedete tutti i palanti di Milton. Che bello. Fai una presentazione incantevole, tesoro. L'hai visto quel tizio? Eh, è in mutande? Dai, tesoro. Zuccherino, tirati su. Potresti provare a rimorchiare quel tizio. Eh, ancora sconvolta per la fine che ha fatto in casa supplì, ragazzi. Eh, che dobbiamo fare? Vieni qua. Ecco, guarda, Guardati l'esibizione al karaoke. Prima, guarda il karaoke. Poi viene a raccontare oh fai una battuta di abordaggio audace col tizio, poi. Ma tutta la famiglia amatore è qua, ma che è? Vabbè, eh, sì, è imbarazzante anche lei in effetti, tesoro. Hanno detto di te, ma non è che questa sta messa meglio, eh. Tratta freddamente, oh, ti ha rifiutato. Vedi, io non sono un lama. una donna così bella che ti ha. Che cerca di abbordarti a un bar, sicuramente è uno scherzo, hai capito? Beh, in effetti sì, sei bruttarello Dice lui, e beh, grazie caro Gentilissimo A no, lei non, non mi aggrada molto Quel rospo mi ha rifiutata, ma ci credi? Ma chi si crede di essere, eh? Eh, lo so tesoro Ma non tutto può andare sempre bene Ora, diciamocelo proprio Discuti della struttura dei sapori Vedi, per lui sono... sei tutto fumo e niente arrosto Quindi eh, Bisogna fare qualcosa Allora, fermi tutti, qua noi andiamo al lavoro fra sette ore Diciamo che iniziare il lavoro qua potrebbe essere, mamma mia. Vada. Ce ne fosse uno intonato, eh? Uno, non dico tutti, uno. Va bene, allora dunque, cara... Um, che c'è qua? Fai complimenti a qualcuno. Beh, allora fermi, qua è entrato Nio, la brutta copia di Nio. Uh, il Matrix dei poveri. Allora fermi tutti, perché un complimento... Potresti anche farglielo, non so che cosa potresti, no. Um, per l'abito? Beh, per il look audace, diciamo. Ma lui ti snobba proprio, tesoro, se ne va. Ma vediamo se al piano di sopra c'è qualcun altro. Per curiosità. No, qua proprio il mortorio più assoluto. Diciamo che. Madonna mia, ragazzi. È terribile qua, eh. Con chi stai parlando? Con loro due? Allora, per assurdo, il tizio era quello che stava messo meglio di tutti, quindi figuriamoci come stanno messe gli altri. E gli altri, allora, fermi tutti, perché volevo... Cara, ti prego. Pure tu, fai, fai un favore a te stessa, posa il microfono, credimi, posalo. Posalo, fai il favore a te e a noi. Oh. Allora, non che lo prenda in mano... Dai dal microfono stiamo messi meglio Però lei vuole cantare una canzone country La canterà Oh Mo' adesso con chi? Mmm... Oh mio Dio Perché hai una brutta relazione con Vladi? No Dai proprio con te Che due campane rotte Oh Via Mamma mia. Sembra ubriaca, Daidre, ragazzi. Sembra ubriaca. Hai postumi di una sbornia? Vabbè, tesoro, guarda, io te l'ho fatto fare perché era un tuo desiderio, però. Abbiamo di meglio da fare qua. È vero che le feste sono finite dobbiamo risollevarci il morale, però... Oh, fai una presentazione incantevole col tizio. Basta, molla il microfono perché non, non ne possiamo più. Te lo dico proprio sinceramente. Molla tesoro. Grazie. Oh, questa che è? Usa interazione buffa, perché no? Vai. Sfadera le tue... Oh mio dio, petali di rose, wow. Ma è una magia, <ride> salve. Eh, no tesoro, non è una magia. Incantalo per favore. E flirta un po' con lui Perché qua dobbiamo sbaciucchiare ragazzi Complimentati per l'aspetto Scambia i numeri di telefono Guardate lui già perso Neanche ancora lei ha, cioè, Neanche gli ha rivolto la parola ancora Ma lui è già andato Questo è sbronzo secondo me Ehi siamo due cuori e una capanna Giusto? Eh, con un bel sorriso come il tuo, come potremmo essere diversamente. Ma vuoi darmi il tuo numero? Sai, io sono una politica famosa, non, veramente non ti conosce nessuno, tesoro. Però vabbè. Ehm, potrei, come dire, aiutarti con i tuoi progetti. Vedi chi è che non ha un progetto, del resto io ci tengo, capisci? Eh? A chi mi vota? Eh certo tesoro, si vede. Si vede che ci tieni molto anche. Uh, ci tengo moltissimo, quindi... Lasciati stringere perché nessun sim deve essere abbandonato ed è come riflettersi in uno specchio. Ognuno ha le sue difficoltà, capisci? La vita si sa che non è da casa delle bambole, quindi puoi sempre contare su di me. No, ci sono tanti politici orsi, ma io invece no, io ho a cuore. I problemi dei cittadini mica sono un robot, capisci? Solo che certo dovresti darmi una dimostrazione della tua devozione, caro, capisci? Eh? Un gesto romantico, non so. Potremmo suggellare il nostro accordo, dai. Eh? Eccolo, un altro bacio, ragazzi. La facilità con cui riesce a sbaciucchiarsi... Con tutti è proprio ripresa dal padre, voglio dire, ragazzi, è proprio sì. Quindi, bacio a 10 sim dovremmo essere a metà. Con questo bacio, ragazzi. E infatti siamo a 5 su 10. Che vuoi da lui, cara? Fai fichi fichi, davvero? Se lo dici te? Va bene, ok. È romantico. Oh, chiedili di diventare il fidanzato, perché dovrei avere una lista di fidanzati lunga. Un chilometro, anche più. Stringilo. Proponi le nozze? No, per carità, ma stiamo scherzando. Vedi, la vita non è un videogioco. Ma grazie a te ho ritrovato fiducia. Ma certo, perché io ti ripeto: nessun sì mi è abbandonato, capisci? No? E non preoccuparti con me, non finirai in manette. Non da quel punto di vista, almeno. Vabbè, ok, abbiamo capito, ragazzi. Una tristezza. Eccolo qua. Oddio, questo perché piange? Hai capito cosa hai perso, caro? L'hai capito? Eh, mi dispiace tanto, mi dispiace per te. Quindi, dunque, ragazzi, il fichi-fichi in questo momento qua non è sicuramente possibile, perché... Non vedo un modo per farli fichi-ficheggiare, onestamente. Quindi, per il, per il momento il fichi-fichi è rimandato, però... Noi possiamo fare una cosa. Visto che dobbiamo darci da fare con i baci... Direi che possiamo quantomeno presentarci a... Ecco. Fai una presentazione allegra, perché non vogliamo incasinarci con tutti i fidanzati del mondo, perché già ci siamo incasinati con questo. Eh, eccolo qua. Quindi fai una presentazione, cioè, snobbato, bello che vuoi adesso. Fai una presentazione allegra. Quindi lei è un vampiro, vero? Mi sarebbe veramente utile, sarebbe la mia causa. Eh, quale causa, scusi? Uh, di cosa parla? Vede? Io sono del parere che è quella Che è? Oh no! Ma dai! L'avevi rifiutata! No, davvero! <ride> Ragazzi, ma. Ma scherziamo! Ma come ti permetti di alzare le mani su una donna? Oh! Cocco! Te la sei proprio cercata qua, eh? Ma, 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 ma ragazzi ma Ma non ho paura Guardate lui ma, ma come si permette quest'uomo Certo Povera donna del tipo così No eh, Tesoro Non è proprio il caso in questo momento Senti Bello anzi brutto Hai stufato Quindi facciamo così Giusto perché ci servi per la causa Perché altrimenti mh, Erano proprio botte Mostra i muscoli per dire Senti non si alza, l'ha visto, eh? Non si alzano le mani su una donna. Scusi, ma gliene vado a dire proprio quattro. Vai, vai, vai. Eh? Vuoi cerchi eh? Vuoi fare a botte? Perché guarda che ho i muscoli al punto giusto. E eh lui, sì, vabbè, ora hai i muscoli al punto giusto. Eh, sì, caro, ce li ha. Credimi che ce li ha. Senti, prendi una porzione. Va, qualcuno qui ha ordinato. Che è sta roba? Sì, l'abbiamo ordinato noi, quindi prendi una porzione. E non sei una persona pulita, hai capito? Lei prova a usare una battuta di abordaggio audace. Oh, santo cielo, gli dirà quello che hai visto era soltanto per la causa. Lo vuoi capire? Hai, hai toppato ogni cosa, guarda. Beh, non ti credo. Sta dicendo lui. Ma, ma scusa, ma tu l'hai rifiutata. Te lo ricordi che l'hai rifiutata? Ragazzi, sono sconvolta comunque. Lei è molto fiduciosa. Può farcela. Chiedili della carriera. E raccontagli una storia incredibile. Vedi, devo raccogliere i voti, capisci? Eh? Tu sei pioniere di nuove tecnologie, quindi non, non puoi capire. Quello là è un vampiro. Può unirsi alla nostra causa. Tanta che c'è il tuo uomo Non devi essere un dinosauro Lo vuoi capire sì o no? Ecco festa dei lavoratori Che bello ragazzi Per cui si deve viaggiare Vabbè si deve mm, Fuoco Vabbè ok poi vediamo di fare qualcosa Fai una conversazione profonda Dobbiamo cercare di Ma possiamo tipo chiedergli scusa ragazzi In modo tale che la cosa insomma Possa come dire no Migliorare un po' Si, sì, riconoscente, ecco. Non ci vuole una scienza per capire che se nessun sim deve essere abbandonato, devo eh, instaurare un buon rapporto anche con i vampiri, vedi? Perché nessun sim deve essere abbandonato. Dobbiamo tenere per mano tutti. di una storia stravagante, perché non basta, questa, vabbè, cioè, ne serve un'altra, come no. E, e ordina qualcosa da bere, ovviamente. Eh. Anzi, fai una cosa, forma un gruppo. Nel quale mettiamo proprio lui. E a questo punto ordina una bevanda proprio per lui. Bevici sopra e fatela passare, va bene? Eh? Dobbiamo essere uniti in questa causa. Del resto nessun sim deve essere abbandonato. Io pensavo volessi portartelo a letto, detto proprio francamente. Oh, ma ti prego, stai scherzando, vero? No, tesoro, non scherza. Eh, nemmeno tu, questo è il problema. Oh, forza, ti offro un giro. Così metti qualcosa nello, st nello stomaco, ma magari un piatto non era più sano, vabbè. Così bevi qualcosa e ci pensi due volte. Canta della festività. Cara la maschera, lo so che non lo facevi per la causa. Eh, ma oggi poi è pure è a lavoro fra 50 minuti. Guarda, ho scritto anche una canzone Una canzone per sostenere meglio la causa. Quindi impara i versi, caro. Perché, dopo quello che hai fatto, eh? Neanche se dovessi regalarmi uno smartphone, ti perdonerei così facilmente, capito? Ma ti ripeto, ero sicuro che tu volessi portartelo a letto perché mi hai presa? Eh, beh, certo, tesoro, perché ti ha presa? Ho frainteso, va bene, può succedere. Eh, sì, vabbè, come no? Aiuta a recuperare una cattiva relazione con chi? Con Samantha e Barbara. Ma che pera hai combinato? Raccontagli una storia incredibile, mamma mia ragazzi. Raduna per la causa? E eh certo, ora lei inizierà a radunare per la causa, eh ragazzi. Raduna anche lui per la causa. Non sono un robot, devo essere no, socievole con tutti. Non lo so, volevi chiamare la polizia solo perché mi hai visto chiacchierare con qualcuno? Eh? Solo perché è un vampiro, questa è discriminazione, eh? Certo tesoro, brava, diglielo. Oh, adesso cara, facciamo una cosa. Potresti prendere una porzione insieme con lui? Ah, ne ha fatto ispirazione per reagire. Congratulazioni per aver promosso con successo la causa. Bene, ok, mi fa piacere. No, con lui no. Perché magari potrebbe esserci utile poi in futuro. Bevi, va, fatti sta bevuta, tesoro. Che ne hai bisogno, secondo me. Chi è? Sofia? Hai saputo amicizia con Mitch? Eh, lo so, tesoro. Pure fin troppe amicizia stringerà tua sorella. Eh? Mi sono sentito un'immondizia quando ti ho visto con quello lì. Senti, mh, potremmo avere momenti di pioggia nella nostra causa. Devi abituarti, capisci? Eh, certo, ovvio, devi abituarti, caro, eh. Parla facile, lei. Eh? Cosa pensavi? Che posso puntare una pistola? Alla tempia delle persone? Eh? E convincerle? Guarda, fosse per me anche un fantasma potrebbe unirsi alla causa. L'importante è mettere da parte così tanti simoleon. Perché per me questo progetto è meglio di un tesoro. È il mio tesoro, capisci? Quindi non faremo più queste lamate. O per te ci saranno solo giorni di pioggia, ammazza proprio Chiara. Non c'è bisogno di far scoppiare una guerra solo perché mi hai visto parlare con un vampiro, capito? Eh? Eh, certo, hai ragione anche tu. Ma direi che è il caso di allontanarsi con questo qua perché. C'è pure Akira. Akira pure è un bel partito. Tesoro, vai un attimo in bagno. Vai, fai pipì come una campionessa Sì, Orione, con Orione, abbiamo iniziato a frequentarci da vent'anni fa. Uh, voglio dire, complimenti perché ve ne siete accorti ora. Oh, questo poteva anche essere carino, ma con queste spallucce è bocciato. Ma Mitchell se n'è andato? Perché andrei al piano di sopra? Che non mi sembra molto, no? Certo, sto coso è andato fuori uso, vabbè. Uh, c'è il fuoco ragazzi! Che figata! Ma durerà il fuoco? Perché... La volta ti è proprio fatto... Neanche a farlo apposta. Dai, vieni su! Accendi il fuoco. Così poi lo invitiamo. Uh, brucia denaro, no. Invita a passare del tempo insieme. Proprio lui. Oh, dai, che, che intorno a un bel fuocherello. Le cose andranno meglio. Allora, dunque, arrostisci, uno dog? Va bene, arrostisci un hot dog. Seduci? No, beh, sta cosa è nuova per me. Scusate. Come seduci? Ti ho portato qui perché vedi anche questa è utile alla causa. Bisogna fare gruppo. Come i campeggiatori è presente? E lui, beh, mi sembra strano, non capisco. Um, cosa c'entra con la causa? Cioè, non, non riesco a capire. Eh, perché tu sei limitato, caro. Sei limitato. Ecco, abbiamo pure l'aliena col plumbob bob girato. Riusciamo, ragazzi. Ok, prova a incantarlo. Basta cucinare, su. Oh, dai che andrà meglio. Chiedi della vita sentimentale. Siediti qui vicino a me, su, cerchiamo di chiarire questo disguido. Eh certo, proprio il disguido è stato, tesoro. No, direi che dobbiamo inserirlo. Come si chiama? Uh, Neil, lo chiamiamo Neil, ragazzi, perché sinceramente neanche mi ricordo il nome. E inseriamo lui. Eh, sì, nil, va bene, può andare bene, su. Iniziamo il raduno, restiamo qui. E nel frattempo, però, potremmo fare una presentazione allegra con Akira. Dopotutto è solo una presentazione, no? Vai, presentazione allegra con Akira, vai, vive Bug Mistici. Lui è energico, quindi. Al lavoro vai fra tre giorni e poi vai qui insieme perché dobbiamo assolutamente sbaciucchiarci con il tizio per colpa sua. Siamo rimasti bloccati a 5 sim. Forza, ma che c'entra Penny? No, non dobbiamo chiacchierare con Penny. Vai qui insieme, lascia stare, ragazzi. Bug mistici, vai qui insieme. Lei chi è, scusi? Fe, Scuffi, fe, 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 fermi tutti, fermi. Chi è questo tizio? Oddio, pure lui con ste spallucce misere, ragazzi. Ma perché li fanno tutti con queste spallucce? È di una tristezza disarmante la cosa. Allora, fermi. Ma questo Nil c'è o se n'è andato? Io non riesco a capire. Allora, facciamo una cosa. Termina il raduno. E inizia il raduno, ma restiamo qui. Arriverà prima o poi, no? Sta cantando. No, non è lui che canta. E se no, ragazzi, ci buttiamo su Akira. Eh? Che dobbiamo fare? Mi dice vai qui insieme, ma non lo vedo. Ma dov'è? Ma siamo sicuri che c'è, ragazzi, perché non riesco a vederlo da nessuna parte. No, il tizio non c'è. Quindi vai qui insieme un pero, ma dov'è? Ah, santo cielo. Questo sarà un parente di Milton. <ride> Mamma mia, qua lo schifo. Eh, vabbè, um, il tizio non si vede, ragazzi. Hakim, fermi tutti, c'è Kim. Quindi terminiamo il raduno. E direi che a questo punto ragazzi io la manderei a casa Perché forse li riusciremo a invitare Neil Ok ragazzi siamo arrivati in casa Rainbow E il nostro è appena arrivato Quindi lei sta criticando qualcosa per essere snob Vabbè eh, Dobbiamo assolutamente Incantare il tizio E aumentare questa relazione ragazzi Per forza perché Almeno a 6 baci bisogna arrivare Quindi flirta con lui Fai una battuta di abbordaggio audace Cerchiamo di... Oh, offri una rosa Che la rosa è la tattica di famiglia, ragazzi, proprio Non le coltivano a caso Proprio perché così sono sempre a disposizione Vuoi abbracciare qualcuno e vuoi promuovere la causa con due sim? Perché no? Lei ovviamente, ragazzi, gli continuerà a dire... Um, cioè, devi capire che io lo faccio per la mia causa Non devi essere geloso o d'altro Perché, um, cioè, tu sei importantissimo per me Certo come no, tesoro Si vede proprio che te ne frega Capisci? Eh? Fatti avanti, tesoro, fatti avanti È solo, solo per la causa eh, Tratta freddamente, sì, poi um, Ora non possiamo permettercelo, ma più avanti Vedi te con ecco questo, allora Capisci che tu sei l'unico rosa mia? <ride> ma davvero? Cioè, io ti ho rifiutato perché non lo so. Non mi sembrava come dire, possibile che una bella come te potesse interessarsi a uno come me, ma cogliamo la maschera, eh? Anzi, a uno come me. Ma sei bellissimo anche tu, tesoro. Eh? Inoltre, per partecipare alla mia causa non serve essere belli fisicamente, ma belli d'animo, eh, certo. Tu cerchi belli d'animo, ovvio ragazzi, come no Quindi eccovelo qua, un altro pollo Un altro pollo ragazzi E con lui dovremmo salire a 6 Eh sì, romantico Quindi flirta ancora un po' con lui, siamo a 6 Manda un bacio Proprio tutti fessi, questo mh, sembrava un po' più sveglio degli altri invece poi Ma chi è quella aliena incavolata ragazzi? Ma tutti nei paraggi Vabbè, uh, c'è pure Joaquin, complimentati per l'aspetto, sussurra parole dolci, stringilo ovviamente perché come minimo ragazzi, e chiedi di diventare il fidanzato perché vi ricordo che una volta terminato questo step di baciare i 10 sim saremo all'ultimo, quindi guadagnare l'oro in tre appuntamenti che per lei è una passeggiata, trovarsi 8 fidanzati o fidanzate, ora... Quanti fidanzati hai già tesoro? Perché io non me li ricordo neanche più. Te lo dico sinceramente. Uh, allora abbiamo Neil, Mitchell, Orione, Quindi siamo a tre, quattro fidanzato, cinque, sei e sette. Cioè ragazzi, oddio. Sussurra seducentemente. Che vuoi da lui, cara? Bacia, vabbè, sì, bacia, te lo va Non sulla guancia Perché non sei tipa da baciarlo sulla guancia? Bacia, bacia, bacia Vedi, ora la musica è completamente cambiata Ora ho capito le tue intenzioni, sai Certo, ma vedi, devo fare la carina con gli altri Ma tu sei l'unico che desidero Certo, come no Capisci? Eh? Ora Su Fammi vedere cosa c'è sotto e non a livello di sorprese. Eh certo, abbiamo capito, esprimi affetto. E possiamo promuovere sta causa con lui? Vediamo un po'. Mm, forse raduna per la causa? Vediamo un po' un attimo. Se è questo. Che dovrebbe proprio esserci promuovi la causa. Eh, la promossa, dice, quindi sì. Ok, che è qua? Che vuoi, flirta? Ok, uh, servi una bevanda dal bar mappamondo. Vieni, beviamo qualcosa. Quindi, si, sì, servi una bevanda. Mm, è eh, linfa di ciliegio, ovviamente, ragazzi. Mi pare ovvio, come minimo. Vieni, vieni. Vieni nelle mie stanze. Eh, certo, è una stanza sola, ne so, 50, però, vabbè. Ehm. Uh, Oh, pure la birra di mixologia, ti ci vedo, Sali di livello in mixologia. Pure, non lo so, qualcos'altro vabbè, senti, Nil, terminiamo il raduno, e direi che anche questo, ragazzi, obiettivamente addio. Sì, io io, vai, ciao! E quindi con 6 sim sbaciucchiati su 10, direi che noi, ragazzi. <ride> Possiamo fermarci qua per questo episodio? Chi è? Eh, mira, seguendo se invece piacerebbe ci trovassimo da qualche parte. Mm, madonna, Granite Falls è andata. No, tesoro, lascia stare. Non è il caso perché la nostra. Ecco, sta qua. Deve cercare di ottenere un'altra promozioncina. Quindi, cara, ti prego, vieni qui. Fermi. Chi è? Chi la sta chiamando? Chi è? E io ho saputo dell'amicizia con Neil. Eh sì, sono proprio amici, guarda, non ti dico. Eh sì, noi possiamo fermarci qua con questo episodio, ragazzi. Eh, non tutto va sempre per il verso giusto. Quindi diciamo che la nostra ha incontrato il suo primo intoppo Non se l'aspettava, di sicuro. Eh però sì, vai a cantare sotto. Questo, ragazzi, ancora non si è ripreso. Cioè, vi dico solo, solo questo. Perché sì, eh, non sarà sicuramente né il primo né l'ultimo. Ragazzi, non tutti le diranno sempre di sì. Però alla fine è riuscita a catturare anche l'ultimo pollo, a farlo cadere nella rete. Belle ste fiammelle, eh, tipo 40 metri sopra le candele. Mi fanno piacere. Quindi, se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale. Mentre mi piace lasciare un commento, vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare. Oddio, ma questo che vuole. No, non ci va un appuntamento. Potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, i link ai canali dei miei amici youtuber soprattutto. Mi raccomando, andate ed iscrivetevi perché ne vale veramente ma veramente ma veramente ragazzi la pena perché sono bravissimi. Campanelline sempre attive, mi raccomando. Perché soltanto in questo modo, ormai lo sapete, vi arriva la notifica quando qualcuno di noi pubblica un video nel, sul proprio canale. Quindi mi raccomando, campanine sempre attive. Quindi ragazzi, io resto in attesa comunque di altri semmini. Uh, stavo anche pensando, e volevo chiedervi se questa cosa uh, può piacervi o meno. Io vorrei, mh, visto che, vabbè, ovviamente, ragazzi, mh, non subito, ma col tempo, vorrei inserire. Le uh, volpine che mi avete mandato a prescindere nell'unità familiare Rainbow. Perché, ragazzi, comunque. Uh... Oh mio dio, tesoro! Che cosa c'è? Mamma mia! Perché, dicevo, comunque, ho pensato che dai, è pure questa, no, ma non stavi al coso. Uh, Granite Falls, no, dicevo, ho pensato che comunque la, la nostra è stata abituata ad avere una famiglia molto grande, no? E visto che in questo caso, mh, a causa comunque ecco delle regole della challenge, ragazzi, è un continuo. Sì, ciao, siete tutti molto svegli. Eh, lei non potrà avere comunque più di un figlio. Stavo pensando, fra virgolette, che i suoi figli, chiamiamoli così, eh, ma fra molte virgolette, potrebbero essere proprio le volpine. Magari avere una sorta... Ehm, no, di allevamento. Eh, però sì, una sorta di... Ehm, di rifugio, ecco, una sorta di rifugio di tutte queste volpine. Quindi lei, mano a mano... Potrebbe, no, prendersene cura In modo tale che potrò inserire all'interno dell'unità familiare uh, Tutte le volpine che mi avete mandato Perché escluderle mi dispiace Quindi, uh, sì, fatemi sapere se questa idea vi, pi vi piace Perché sì, la trovo, la trovo carina comunque, ragazzi La trovo carina come idea Quindi, ragazzi, che dire Io spero che l'anno nuovo sia iniziato veramente alla grande vi auguro ovviamente un fantastico inizio settimana, una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo, ormai lo sapete bene, sul Soul Simmers. E non...